Allora, la mesiterme.it, Riccardo Cristiano, in compagnia della professoressa Maria Elena Daleuna, professoressa dell'Alma Mater Università di Bologna, qui a Fuscaldo per parlarci della personalità di Pietro De Seta. Io ho veramente preso tanti appunti perché ho scoperto cose che davvero non sapevo, ma soprattutto un concetto, ovvero l'incanto di scovare la verità, quindi la curiosità di Pietro De Seta. Sì, ecco, tutti gli intellettuali, i veri intellettuali, hanno come caratteristica un'ansia di scoperta perenne. L'intellettuale è un inquieto. Io credo che non ci possa essere un sano intellettualismo senza l'inquietudine. L'inquietudine va alla ricerca della verità, della conoscenza, e Pietro De Seta aveva questa curiositas, una curiosità umana, una curiosità scientifica, lo stupore che è lo strumento non solo per cercare la verità, ma anche poi per elaborarla, per tradurla, per tradurre la conoscenza anche a volte nei toni del sublime, quando questa conoscenza e questa verità prendono la forma della poesia. C'è un altro aspetto molto bello, citando Bernardino Telesio, che si parla appunto della religiosità, è l'essenza del non rito, quindi una natura infinita. Ma quello che è importante è che la religione è vissuta come religione del concetto, non c'è un'attenzione alla ritualità esteriore che resta un po' fine a se stessa, per quanto il rito sia importante perché crea coesione in una comunità. Ma dal punto di vista filosofico, tanto di Telesio quanto di Pietro De Seta, che nell'esegeta, e che è il concetto del divino che diventa estremamente intenso in relazione agli aspetti della natura in cui il divino si manifesta, e anche in relazione all'uomo stesso. Quindi è un'idea elevata del divino che non è escluso dal mondo, introietta il proprio movimento nel mondo, e non è dunque un divino motore immobile aristotelico che resta estraneo al mondo. Un'altra parte molto importante, secondo me, anche la conclusione, sempre riferita a Pietro De Seta, dove si definisce appunto nei suoi scritti uno scavo sociale. Sì, sono le parole di mio nonno. Era consapevole di essere un militante. Pietro De Seta voleva essere un uomo culturalmente militante e voleva scavare nella società, e non voleva che la cultura fosse solo un insieme di nozioni, non fosse pura erudizione. Voleva andare alla ricerca della liaison tra la poesia e il sostrato storico-sociale che la poesia interpretava, e anche lo studio dell'Accademia Cosentina diventava lo studio dell'Accademia Cosentina nella temperie storica e sociale in cui l'Accademia Cosentina nasce ed opera nel tempo. O mare, io sento l'ansito profondo del tuo respiro e il tuo sepolto cuore che batte nel crepuscolo che muore e pare quasi il palpito del mondo. La porpora già viva sullo sfondo declina poco a poco il suo colore. L'acqua ha come un visibile tremore al transito del sole moribondo. Io sento in me quest'ansia dei tramonti, questa fuga di luci, il dileguare dei colori dagli ultimi orizzonti. Sento il torpore di queste acque amare, non caste come quelle delle fonti, prombe alla libidine solare.